una nuova tecnologia che permette alle forze dell'ordine di combattere lo sfruttamento sessuale dei minori, identificando e prestando soccorso alle vittime in tempi sempre più rapidi. Questa è la promessa di PhotoDNA, il nuovo strumento ideato da Microsoft e NetClean. PhotoDNA è una tecnologia di corrispondenza delle immagini in grado di creare una firma univoca per un'immagine digitale, alla stregua di un'impronta digitale che può essere confrontata con le firme di altre immagini al fine di trovare copie dell'immagine specifica. A parlarcene Pietro Scotti Iovani, presidente e amministratore delegato Microsoft Italia. Con PhotoDNA introduciamo una tecnologia che mettiamo a disposizione gratuita appunto della Polizia Postale e delle Comunicazioni per identificare più facilmente nelle immagini presenti in rete, così come negli hard disk, quegli elementi caratteristici che, trasformati in una specie di DNA, una firma riportati nel resto della rete, identifica foto analoghe e da qui quindi accelera le indagini che la Polizia Postale sviluppa e in qualche maniera le rende anche più efficienti. Per dare un senso di cosa questa tecnologia permette di fare, analizzare circa 1 milione di foto in meno di una settimana. La lotta agli abusi sui minori e l'impegno per la sicurezza in rete sono i nostri obiettivi primari in un ambiente in cui le insidie possono essere numerose, ha sottolineato Antonio Abruzzese, direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni. La rete è di tali dimensioni oggi che diventerebbe difficilissimo scandagliarla senza queste tecnologie. Sono tecnologie sempre più affinate che consentono di evidenziare, di far venire a galla tutta una serie di casi analoghi sui quali si può lavorare, ma con un preventivo filtraggio. Grazie anche al sistema CATS sono state coordinate oltre 10.000 indagini tra persone arrestate, persone denunciate, perquisizioni, siti web oscurati in Italia, siti pedopornografici inseriti nella blacklist per un totale di 361.787 siti web monitorati. Nello specifico la Polizia Postale potrà utilizzare PhotoDNA per creare un collegamento tra le segnalazioni dei servizi online e le indagini delle forze dell'ordine per accelerare l'identificazione delle vittime, in modo da prestare loro assistenza e consegnare alla giustizia i responsabili degli abusi. Inoltre sarà possibile analizzare più rapidamente l'enorme numero di immagini sequestrate per gestire un numero superiore di casi. A parlarcene Carlo Solimene, direttore divisione investigativa Polizia Postale e delle Comunicazioni. È un applicativo che consente di arrivare a un migliore sistema di indagine capendo bene che da una foto qualsiasi, una foto che riguarda la vittima di un abuso, da questa foto che magari può essere stata ritoccata attraverso un Photoshop o magari ancora può essere stata alterata cromaticamente o ancora magari a dimensioni diverse, noi possiamo risalire attraverso il dialogo che abbiamo con altre polizie europee, attraverso questo tipo di applicativo, europee, non solo europee, possiamo arrivare a una foto che magari in quel momento viene verificata da altre organizzazioni di polizia, europee e non. Per tale motivo per noi questo facilita di molto l'indagine e ci consente di fare passi in avanti.